Senta, lei toglierebbe la pubblicità? Risposte brevi, senatore, toglierebbe la Cioè, pubblicità possiamo fare una cortesia? così? No, perché sarebbe un errore. Ok. No, ma le spiego anche perché. Perché la pubblicità viene tassata di più sulle televisioni commerciali per dare i soldi alla televisione pubblica francese. Per cui che cosa accade? Costando di più la pubblicità sulle televisioni commerciali, sa chi pagherà la mancanza di pubblicità sulla televisione pubblica? I consumatori. Perché quello che mette lo spot del dentifricio e del pannolino sulla TV commerciale francese, quando pagherà l'1% in più, quell'1% lo scarica sull'acquirente. In più, il governo francese tasserà di più la telefonia mobile e internet. Quindi i cittadini francesi saranno rapinati. È una scelta sbagliata, demagogica, che pagano i consumatori. Certo. Quindi è una pagliacciata a danno Senta, dei consumatori. è d'accordo sì o no a scegliere il leader del centrodestra attraverso le primarie un domani quando diciamo. Tra 60 anni, sì, Sì. perché Berlusconi, come ho detto ieri scherzando, in una manifestazione a Roma sta finanziando delle ricerche Sì, mediche e San scientifiche che Raffaele, allungano la vita a 120 anni. sì. L'ha detto Nel anche a me, si frattempo, ricorda? siccome da qui a 50, Berlusconi ha 120 anni, tra 50 anni la scienza farà ulteriori progressi, arriveremo a 130 anni. Sente, Berlusconi, quindi d'accordo? tra 60 anni sì, quindi Vabbè, primarie, fisserei la data nel 2000 e oggi che giorno è? diciamo 2009, 2069, nel io non so dopo se ci sarò. Berlusconi tra 60 anni, Tra mettiamola 60 così. anni, sì. Senta, sì o no ai processi, ai metaprocessi in TV tipo Sollecito, Nox, hanno stoppato le telecamere, d'accordo? Sì Io o no? credo che una minore invadenza sarebbe utile alla giustizia. Troppe telecamere non aiutano la giustizia. Senta, come per Qualche l'Expo Rai. giudice poi crede che ci sia la telecamera accesa sempre e, come dire, è condizionato nel ruolo. Come per l'Expo di Milano, sarebbe d'accordo a un tetto agli stipendi dei consiglieri Rai e degli artisti? Sì, ma guardi, Sì io o no? un tetto sì, ma non metto tutti sullo stesso piano, Ok, spieghiamo. perché l'artista, se genera un forte guadagno, è più giustificato, è più scandaloso Modiano della Banca Intesa che se n'è andato con 3 milioni e mezzo di euro avendo il giorno dopo un altro posto. Ed è un uomo di sinistra che andava a votare alle primarie di Prodi e di Veltroni e ci faceva la morale. Trovo giusto che per l'Expo sia stato messo un tetto. Un artista, se attira in uno stadio 100.000 persone che vanno e pagano per vederlo, è giusto che ne abbia un beneficio. Senta, sarebbe favorevole a un coming out delle amanti, delle fidanzate o degli amanti maschi che lavorano grazie a queste relazioni, al fatto che venisse reso pubblico in Ma Rai o guarda, Mediaset o in televisione? no, sarebbe, credo, si presterebbe alla millanteria di alcuni, quindi qualche persona direbbe cose false per comunque avere visibilità e sarebbe un gran pasticcio. Senta, la sua legge ha un passaggio criticatissimo, però è un passaggio secondo me sottovalutato. Quando lei dice anche Mediaset, anche la radio, Mediaset fanno servizio pubblico, però poi non ne vediamo tanto, è d'accordo su Mediaset di servizio pubblico o sì, magari alcune trasmissioni sì. Mediaset di servizio pubblico? Sì, No, nella sua francamente no. legge, No, nella legge no, della sua. perché ci sono dei doveri. Noi abbiamo messo una norma che Esatto. dice che alcuni obblighi riguardano tutti quelli che fanno radio e televisione, cioè di obiettività, di rispetto da par condicio, di tutela dei minori e quant'altro. Quando vedo il peggioramento anno dopo anno del Grande Fratello, non credo che Mediaset abbia meditato a sufficienza Questo sui primi passo. articoli della legge Gaspari. La Rai, insomma, voglio dire, quando vedo Telehamas, che poi me lo sono rivisto il programma, sì, quello è il servizio pubblico, quello di Santoro, di Hamas e dei terroristi, quindi sicuramente quelli di Hamas per loro è un servizio pubblico, per la Senta, gente senatore italiana a no. vita, meglio mai buongiorno Marcello Lippi, il quale quest'ultimo accetterebbe, me l'ha detto nella mia trasmissione. Nessuno dei due, Mike Buongiorno Perché? sarebbe un simpatico, ma perché generalmente, io una volta dissi che Mike Buongiorno se lo meritava, fui crocifisso con una specie di ignorante, quindi io credo che, non vedo l'utilità dei senatori a vita, per me andrebbero aboliti, giusto gli ex capi dello Stato, ma gli altri senatori a vita, tanto poi sono sempre stati nominati di sinistra, non ne vedo l'utilità, li abolirei, salvo quelli in carica ad esaurimento. Senta, lei a noi ha detto sì a un gay leader della PDL purché sia bravo e purché sia eletto, quindi non abbiamo nessun pregiudizio verso nessuno. Detto questo, i gay però poi chiedono l'adozione, cioè persone dello stesso sesso che adottino e crescono bambini e dicono ah, è una forma di democrazia, cosa ne pensa di un bimbo cresciuto con due padri?
o due madri. Se la natura fa sì che la nascita derivi dall'incontro di un uomo e una donna, io non vedo perché noi dobbiamo andare a stravolgere ciò che per chi è cattolico è anche frutto della creazione di Dio. Chi è ateo comunque non può negare che la vita ha bisogno della fecondazione e dell'incontro di un uomo e di una donna, e questo poi si riflette nella famiglia, nella crescita, nell'equilibrio delle due figure, del padre e della madre. Credo che sia una scelta sbagliata, lo dico con cautela e dandone motivazioni, come dire, etiche, genetiche, religiose, ma anche scientifiche, perché un bambino con solo due padri o solo due madri credo che non vivrebbe una condizione equilibrata. È democratico impedire a due padri. Quando la natura prevederà altre cose, io sono cattolico e quindi credo anche alla famiglia col padre e la madre perché sono cattolico, ma anche se uno è ateo, come nascono i bambini? Non li porta la cicogna, non si trovano sotto i cavoli. Quindi se la natura è così, è così. Andare contro la natura rispetto alla maternità doppia, credo che sia una cosa sbagliata, e sarebbe anche sotto il profilo degli equilibri, delle esperienze di vita, secondo me un'esperienza negativa per chi dovesse viverla. Invece c'è bisogno di un padre e di una madre. Delle forme civili di unioni di coppie di fatto, come le vede? Io resto contrario, e ho detto sempre che poi non è che si debbano criminalizzare queste situazioni, però non credo che vadano equiparate in forma di diritto, perché poi sotto gli aspetti economici eccetera sappiamo tutti bene che una polizza assicurativa, una pensione integrativa, io potrei domani mattina prendere un appartamento e intestarlo a chiunque, quindi non è vero che non ci può essere una garanzia patrimoniale, però da qui a equipararle ad altre forme di unione non sono d'accordo, lo voglio dire senza urlare perché non voglio offendere nessuno, ma rivendico il diritto di avere un'idea diversa, e non mi piace che a volte vengano verbalmente aggrediti o criminalizzati quelli che si dicono in maniera educata non d'accordo. Non c'è l'obbligo di essere d'accordo. Con serenità però lei con serenità resto contrario, senza furia però resto contrario. Senta, c'erano gay nell'MSI? Nel vecchio MSI? Sì, credo che qualcuno ce ne fosse o qualcuno di cui si dicesse, ma non c'è stato mai nessuno che abbia fatto ostentazioni o che abbia avuto comportamenti che creassero disagio a qualcuno. Se ce n'erano, hanno vissuto le loro scelte, come non ho mai visto nessuno che durante una riunione si mette a palpare una donna se era un uomo e viceversa. Dire, sarebbe se io sono contro le ostentazioni, chiunque le faccia, non è una drag king che arriva in un posto mi dà fastidio come uno che arrivasse con i muscoli e pettorali o si mettesse a toccare le donne, o una donna che esagerasse a esibire in condizioni e in luoghi non idonei le sue eventuali virtù. Senta, cioè le ostentazioni sono sbagliate chiunque le faccia. In TV spesso c'è il gay checca o il gay travestito, è difficile. È un mestiere, guardi, alcuni hanno inventato il mestiere, ci guadagnano sopra, quindi mi sembra che sia gente che... Ho capito, invece... ma il gay normale è tipo Dolce Gabbana, si vede meno, perché? Ma perché alcuni fanno un'ostentazione che è sbagliata, così come sarebbe sbagliata un'ostentazione virile o di una che va lì senza gonna per far vedere una bella ragazza, è tutto ciò che è esagerato e serve solo a tirare l'attenzione per poi camparci su insomma eventualmente, è un errore insomma, diciamo, no? Sì, diciamo che il gay travestito fa bene ai gay in TV, all'immagine dei gay secondo lei? Secondo me danneggia assolutamente, perché dimostra che poi alcuni fanno delle ostentazioni proprio per creare clamore o per suscitare, o anche guadagnare qualche cosa, no? Luxuria, questo è un prodigio, cioè alla fine, guarda, c'è più luxuria in TV adesso che non quando era in politica, è andata in politica, si è fatta eleggere, ha acquisito una notorietà che la candidatura gli ha dato, perché chieda quanti italiani sapevano chi era Luxuria nel 2005 e chieda quante persone sanno chi è Luxuria nel 2009. Quindi l'isola dei famosi ha promosso il travestitismo in qualche modo. Ha premiato una persona che secondo me ha fatto di una condizione, di una scelta, un mestiere, moltiplicando, utilizzando anche la politica. Quindi come la politica che viene accusata spesso di occuparsi di tutto, di decidere tutto, in realtà qui passa di tutto. Certo. E molti usano il teatrino della politica, per dire con l'espressione di Berlusconi, perché Luxuria non è più politico, però ha avuto un lancio di notorietà grazie al passaggio in Parlamento. Certo. La RAI autonoma, ultima domanda. Ma dimostra che alcuni sfruttano il proscenio, anche quello della politica, quindi è la politica che viene usata, non è la politica che usa, e questo non è bello secondo me. Quando farete le nomine?
Rai. Ah, non lo so, questo non lo so, perché dipenderà dall'elezione del CDA. Rai nuovo in... Ma la vigilanza si dimette in massa? Ma io credo che sia opportuno sbloccare la situazione. Stiamo valutando proprio in queste ore questa ipotesi, perché io dissi fin dall'inizio, se lei va a vedere sulle agenzie, sì, non eleggeremo il CDA se non partecipano tutti. Siccome questa partecipazione corale non si determina e il CDA Rai va eletto... Ma perché non prendete Villari voi del polo? Così sbloccate. Perché il presidente della vigilanza deve essere comunque delle minoranze, se fosse sì, ma il PDL poi un posto, non so, di qualcosa. Ma io ho rispetto per il senatore Villari, non credo che ci sia un problema di posti, è un problema di dignità. Noi abbiamo rispettato molto la dignità e il comportamento di Villari, la sinistra ne ha fatto un bersaglio contro il quale scagliarsi, sbagliando a mio avviso. Certo. Senta senatore, io la ringrazio per la sua disponibilità, le faccio grazie a lei auguri per il suo lavoro. Grazie, arrivederci.